Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi ci ritroviamo per giocare insieme a War Tale. Allora, nell'ultimo episodio abbiamo ucciso l'elite locale ottenendo una nuova ascia e poi in un forziere vicino abbiamo trovato anche uno scudo nuovo. Quindi, ottimo direi, ottimi risultati. Ora dobbiamo assolutamente riposarci e poi andare a vedere che cosa desiderano da noi. Sapendo che possiamo mettere i trackers perché dobbiamo fare una missione con loro. Ah, tra l'altro, scusa un attimo. Noi abbiamo 3 punti. Abbiamo sbloccato anche un punto qui. Grazie. Ma abbiamo 3 punti qua che potremmo utilizzare per potenziare la roba del nostro accampamento, no? Tipo il campfire aumenta di 1 la felicità, il workshop di livello 2 in modo da produrre ancora più accessori quando smontiamo la roba, la tenda migliorata che aumenta la rigenerazione di punti combattimento, non è assolutamente male. Con questo diminuiamo addirittura di 6 il consumo di cibo subito. Cioè, proprio subito. Peccato ci serva sandstone, che noi abbiamo buttato allegramente. Io farei anche la tenda. Non abbiamo le corde. E poi ho il campfire. Lectern non ci serve adesso. Strategy table non ci serve. Stocks non ci serve. Whip non ci serve. Ecco a cosa ci serviva il grano. Per adesso quello ce lo teniamo. Che cosa mi puoi produrre? Ah, puoi produrre questo. Intanto ci dà un po' di esperienza, grazie. Non abbiamo gli animali per cui... Queste le dobbiamo fare assolutamente per esplorare le caverne. Quindi io direi facciamole subito che dopo non ce l'abbiamo. Tra l'altro ci ha detto sfiga nell'ultimo episodio perché ci sarebbe servito il fuoco e lei ha terminato e lui ha terminato le torce proprio prima del combattimento. GG. Tra l'altro abbiamo lasciato di là anche le torce, che non è assolutamente una cosa furba da fare. Quindi, vabbè, adesso possiamo pagare i nostri amici e dormire. Sperando di non venire assaliti da orde di zombie. Ok, no. Nessuno si è fatto venire fisime strane. Continuiamo ad esplorare questo plateau. Potremmo mettere anche qui un piton per scendere. Non mi pare assolutamente una cattiva idea, infatti. Una cattiva idea, no, no. Questo non è un piton, è questo qui. Ok. Tutte le scorciatoie possibili e immaginabili, grazie. Allora, i fiori ce l'abbiamo, ma prendiamoli, tanto non pesano niente. Funghi, sì, perché il cibo serve sempre. E ci sono degli animalettini. Gli altri funghi. Dove sbuchiamo se andiamo di qua? Fammi capire. Noi stiamo qui. Se dovessimo scendere qua, non lo so. Ce l'abbiamo i piton. Ne vorrei consumare il meno possibile. Posso andare qui, tipo? Esatto. Sì che posso. Non mi pare ci sia niente, vedo solo il lago. Ok, qui c'era da esplorare anche una sorta di villaggio. Dovremmo anche vedere qui. Siamo già a metà
barra del riposo. Ma come diavolo? Devono assolutamente cambiare la barra del riposo. Non si può. Oh, no, 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 Orsini. Orsini, Orsini. No, no, no. Questo sarà un altro villaggio fantasma come quell'altro? Mi sa di sì e basta. Dai, su. Ce l'avete una casa? Andiamo a vedere. Eh sì. Maledizione. Allora te. Allora te sì. Te no. Tu. Il fatto è che potremmo andare tipo così, così, così. E non fare casino. Ma dobbiamo comunque portarne 4. Se non porto lui e porto lui. Direi che non cambia nulla. Potrei portare 2 muli? No. Andiamo con tutti e ciao. Tanto li attiriamo comunque. Per cui ah, sentiamo una voce bisbigliare. Non siete colpiti dalla peste, vero? Vi prego, aiutatemi. Distruggiamo. Faremo un sacco di casino, però. Il fatto è che non ci conviene andare in pochi, perché già l'abbiamo visto l'altra volta che succede, che ci attaccano in 8 milioni, per cui a sto punto è meglio farli fuori. Conviene uccidere tutti. Oh, che bello, subito il veleno, fantastico. Qui c'era il fatto che prende solo le prime due investigazioni, riempiono tanto questo, gli altri non fanno niente.
Ok. Il primo ad attaccare è lui, quindi cerchiamo di schiacciarlo subito. Bello. Critico. No. Lui tocca curarlo, eh. Lo so che ti devo curare, ma qui finisco nel veleno pure io. Che carini. E vai. Bello, e pure la frana. Impalamento. Bello. Sbrighiamoci a trovare l'uscita, grazie. Vediamo se riesco a ucciderli entrambi. E vai, sì. Ah, questo non ci arrivo per un passo proprio. Maledizione. Thank you.
Cerchiamo una via d'uscita. Scusa, ma se io tipo questo lo lascio così, qui non dovrebbe entrare nessun altro nuovo. Cambia niente. Mamma mia, pezzin pezzino. Certo, con tutto sto rumore che facciamo adesso dovremmo combattere ad ogni passo, però... Ma vedo, potrebbe non essere stata una grandissima idea, effettivamente. Dai, oddio, guarda quanto poco manca. Se no questo muore. Mi sa che ce ne dobbiamo andare. Facciamo troppo rumore. Già l'altra volta ci è costato parecchio e non facciamo tutto sto rumore. Guarda quanto poco. Tantissimi. Fuori, fuori, fuori.
Vieni qui. Ok, no. Facciamo un po' alla volta. Troppo casino. Tra l'altro, mamma mia. Siamo belli stanchi, eh. Abbiamo sbloccato un punto qui. Punto qui. Ratto per cena. Dici, Daniele. Allora, che combattimento. Oh, che combattimento. Pensare che abbiamo avuto la meglio su un campione come Tracker Bion. Siamo dei veri eroi. Capitalizza 30 monete. Un punto attitudine. Uno più relazione con i compagni. No, galvanizziamo. Meglio il punto attitudine, perché tanto i rapporti già sono alti. Volontà, destrezza, colpo critico. Facciamo questa destrezza. Ok, allora, visto che qui comunque il fatto è che qui abbiamo proprio poche materie prime per curarci. Dobbiamo prima fare una scorta notevole. Quindi direi, andiamo a vedere qua. Andiamo a finire questa missione. Finiamo il finibile. E dopo ci avventuriamo in missioni suicide. Anche perché dobbiamo ancora affrontare le rovine, quindi ci servono pure lì. Le materie prime. Allora, l'Arconir. No, se tu devi prendere questo. Ah, già ce l'hai? Già ce l'avamo il pan. Ok. Lavoro lo possiamo vendere. L'animazione è fuori sincrono rispetto ai cerchi concentrici e quindi ti trae in inganno. Un rubino. C'era solo uno? Ce n'era un altro? Qui? No? Qui? No? Era di qua che stava... No, la signora non è di qua. Dov'è che stava? Qua. Scendi. Vediamo che ci dà. Ne abbiamo portato i fiori. No, 25 punti. Fama. Trovami un Crocswine di rimpiazzo e troverò qualcosa. E ti darò qualcosa di speciale per il tuo compagno a quattro zampe, ma non ce l'abbiamo.
Non ci abbiamo né il compagno a quattro zampe né il Crocus Wine. Ma potremmo andare di qua. No, di là non ci possiamo andare. Non ci attaccano, vero? Se andiamo di qua? No, 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 evitiamo. Evitiamo, grazie. Andare a parlare con gli altri. C'è anche la missione. Ah, potevamo salire da qua. E questi apparentemente... Oh, no, 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 apparentemente niente. Vai, vai, mamma mia. Questi apparentemente non ci attaccano. Boom. Andiamo qua, va? A dormire. Questa miniera l'avevamo vista, sì. Ma come pericolo? Perché? Spostiamoci un po'. Sarà la maledettissima foresta. Ok. Qui ci sono questi che... No, grazie. Io voglio andare a parlare con loro. Che sono ovviamente dalla parte dove sta il gruppo selvaggio qui. Campo segreto. Ah, l'hanno catturato, vedi? Dannazione. Cosa sta succedendo qui? Queste creature. Nessuna gabbia dovrebbe poterle contenere. Non capisco. Non so perché ho... come queste creature siano state rinchiuse qua dentro, ma non mi piace. Dobbiamo liberarle prima che attirino altri. Sì. Il metallo della gabbia è simile a quello delle manette che abbiamo utilizzato per catturare le bestie per il professore. Distruggi o vattene? Aspetta, vattene. Che succede se le distruggiamo? Non c'è niente. Mi dà tante volte ci fosse il professore qua vicino. No, lì ci sono delle bestioline. O dei... No, forse dobbiamo distruggerle davvero. Andiamo al campo segreto e distruggiamo. Se fossi in te non toccherei quelle gabbie, mercenari. O mercenario. Ti avevo detto di stare alla larga.
Chi siete? Cosa significa tutto ciò? Rispondetemi. Quello che vedete qui, Trackers, è il risultato di quasi mezzo secolo di ricerca. Questa gabbia è uno dei nostri risultati maggiori, uno dei risultati maggiori dell'Università di Al-Azhar, secondo solo alla cura per la peste. Esca, perché avreste voluto attirare il branco fantasma qui? Non pensate che abbiamo già abbastanza problemi con cui avere a che fare? Il branco fantasma? Nessuno studioso degno di tale nome sarebbe interessato al branco fantasma. Al branco fantasma. Quello che stiamo cercando di attirare qui è qualcosa di ancora più importante e prestigioso. State cercando di attirare la bestia all'Udern? Volete distruggere l'intera regione? Mercenari, se continueranno con questo esperimento, questo porterà alla distruzione del nostro regno. Per favore, aiutateci e vi daremo tutto ciò che vorrete. Nonsense, stupidaggini. È un rischio perfettamente calcolato, sì, senza prendere in considerazione però la gente che vive là. Non dare ascolto a questi bifolchi. Chi dedica la sua intera vita alla ricerca della scienza sa quello che sta facendo. Questa gabbia deve essere, queste esche devono essere protette. Ah, cioè le creature, si riferiva alle creature che sono l'esca, non la gabbia, ok. Combatti. Ci aiutiamo? Io aiuterei gli scienziati, però il fatto è che non puoi mettere per un esperimento del cavolo a rischio l'intera regione. Quindi, scienziati, stavolta mi dispiace, ma ci rimetterete voi. Anche perché lo stanno a provare a casa di quegli altri, mica a casa loro. Se siete così... Ah, Hedwig è pure scappata. Se siete così sicuri che non succeda... Che non succederà niente, perché non ve lo fate a casa vostra l'esperimento? Uno. Due. Dove stanno gli altri? Nelle nebbie. Allora. Questi stanno proprio lontanissimi. Maledetta assassino.
Niente galvanizzazione? Abbiamo uccisi 7. Pitichino. Ma fossi in te io non andrei troppo in giro così, perché per questo. Ha detto che ci darà qualsiasi cosa vogliamo, no? Soldi infiniti e utensili gratis, grazie. Ah, che tra l'altro io sto usando i punti. Adesso mi viene in mente che magari attireremo comunque la bestia qui. Vedrai te. La mappa è diversa. Quindi praticamente una volta finita la campagna locale ci mancherebbe da fare, a parte le missioncine quelle lì per i soldi, ci mancherebbe esplorare le rovine e ripulire quel villaggio. Che il villaggio, sti cavoli, tanto il villaggio non c'è mai niente dentro. Le rovine già sono più interessanti, sono divertenti i misteri. Quel villaggio lì, in caso ce lo lasciamo proprio come ultima cosa, se proprio volessimo fare un episodio extra, anche perché questo che è il 30° episodio, parecchio, eh.
Non andare, non fare, non c'hai armatura. Rimani nelle retrovie. Sì, adesso faccio così. Poi faccio così. Poi faccio così. 8.000 punti. E quello scappa. Dice, ok, no, ciao. Oddio, questi non avanzano più. Faccio. Oh, Winfried. Lui non è scappato? Male. Volevi lanciarci qualche bombetta esplosiva? Molto male. Trappola! Sì, piglio questo qua sicuro. Bella questa scena tra gli alberi e la fanga. Mazzao, gli ha tolto tutta l'armatura, eh? Dobbiamo vedere se ci attacca la bestia o meno.
No, dovresti essere in grado di uccidere anche questo. Ok, ci attaccherà la bestia adesso, vediamo. Ottimo lavoro, legionari. Adesso abbiamo un po' di tempo prezioso. Oh, strategia, prospettiva. E abbiamo terminato la campagna. Non perdiamone di altro di tempo. Tutti alle gabbie. Dobbiamo distruggere prima che arrivi la bestia. Lo hai sentito? Siamo spacciati. Corri, corri! C'è. Ispeziona. Dobbiamo ispezionare. Possiamo rubare niente prima di correre via? Exit. E ora? Oh mamma mia! Che cavolo è? No, vabbè, bellissimo. La zecca quadrupede. Centipede. Allora, nella modalità fuga devi cercare di raggiungere l'area di fuga con tutti i tuoi personaggi. Una volta che sei lì, usa l'abilità fuga. Dov'è? Sì, un po' più lontano. E la zecca assassina non si vede, peccato. Allora, tutti avanti. Avanti. E vedi? Adesso è quando uno rosica di non aver messo velocità a tutti. Run for your lives! Fuggite, sciocchi! C'è pure la fanga, che bello! Senti, dove dobbiamo andare? Se passiamo di qua, questa è la via più corta, quindi sarà sicuramente un tranello, perché qui ci sono due fangazze. Oddio, fangazza qui è poca. Non potremmo correre di qua, dove non c'è la fanga. Ma è più lungo, c'è la trappola. Ma... tu non ci arrivi, tu non ci arrivi, quindi proviamo con te. E qua in realtà potrei fare io così. Ok.
Questa ha attivato pure la trappola, quindi direi che... Oh, oh. Oh, oh. Infield session. No, non abbiamo i punti. Che sfiga. Adesso ce l'abbiamo. L'arciera non ci arriverà mai qua, vero? No. E allora Daniele, come al solito, tocca a te. HBZ coltellino. Arriva qua? No. Via dalla nebbia! Via dalla nebbia! Via dalla nebbia alta! L'arciera è lentissima. Margot. Attaccano la retroguardia. Thank you.
Se posso ucciderlo io senza sprecare punti, è meglio fare così. Ed è perché quello va a fuoco. Non ci arrivo proprio per un pelino. È finita la torcia? Porca miseria. Da che dipende? Sbrigatevi. Flee, you fools. Milioni di punti terrore. No! Scappata. Spero solo che dopo ritorni, perché se non ritorna più bisogna ricaricare.
C'era scritto tipo non è più attiva la possibilità di fuga, una roba del genere. Ah, forse diceva se è ingaggiato in combattimento. No, no, anche Otto l'è scappato. Jordan. Margot, resisti. Resisti. Ha la necessità di scappare, vai. Vediamo un po' se ce l'abbiamo ancora. Oh, che cos'è questo? Pelo della bestia. Questo pelo sembra più un pezzo di corda che non del pelo animale. Un senso di disagio ti pervade se lo fissi troppo a lungo. Ogni volta che questa unità dovrebbe essere colpita dal terrore, invece ottiene rabbia. Non è male. Ok, no, ci stanno tutti. Allora quasi quasi era meglio che si facessero prendere quasi tutti dal terrore, così rimaneva solo uno che doveva scappare. Ok. Quando le truppe emergono dalla nebbia, la bestia è scomparsa. L'unico segno alla sua presenza è il campo distrutto e i resti massacrati degli altri. Bene. Io direi che questo non è assolutamente un posto dove dormire. Episodio lungo oggi, ma pieno di sorprese. Ok, abbiamo anche ricevuto un messaggio dal clan Garussa e richiedono la nostra presenza quanto prima. Ok. Bene, direi che possiamo terminare qui questo episodio di War Tale. Non mi aspettavo di vedere una bestia così. È stata una piacevole sorpresa. Fatemi sapere le vostre impressioni qua sotto nei commenti. Ricordate che potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!